Sì, 3 punti conquistati contro una squadra che l'anno scorso ci ha messo molto in difficoltà, in un campo difficile, un terreno di gioco non in perfette condizioni, però ecco, siamo venuti qua cercando di fare la nostra partita, di essere intensi, cattivi come quello che ci chiede il mister, e alla fine ci ha premiato, ci abbiamo portato a casa i 3 punti. Il mister ci tiene tutti sulla corda, ecco, ci tiene al massimo della concentrazione anche prima della partita, è molto bravo a preparare le partite, a caricarci, e quindi penso che questo non sia un caso, anzi poi alla lunga il campionato dirà che non sarà mai un caso, però ecco, è bravo il mister a preparare le partite, a metterci in guardia sulle difficoltà che potremo trovare su queste partite, sui campi così difficili, ecco. Sia io che comunque tutti i miei compagni di squadra c'è una grande empatia tra di noi subito al primo giorno. Poi il mister ha giocato a calcio, quindi capisce certi momenti, capisce quando ti deve dare il bastone, la carota, quindi è molto bravo a capire questi momenti. Sicuramente cerchiamo di migliorare la posizione dell'anno scorso, perché non rispecchiava comunque i valori della squadra, quindi quest'anno cercheremo di fare molto, ma molto meglio rispetto all'anno scorso, e penso che le basi ci sono tutte quest'anno. Pedro, sei stato uno nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, di coloro che sembrava sul punto di partire, non perché insomma lo scrivevamo noi, ma perché evidentemente era questa la volontà che emergeva. Come hai vissuto queste settimane e come, insomma, qual è stata la tua volontà? No, io la mia volontà è stata quella di rimanere, perché alla fine, sì, leggevo sui giornali che erano uscite, perché dalla società non era mai venuto nessuno da me a dirmi che erano uscite, quindi rimanevo un po' sorpreso dagli articoli che uscivano sui giornali che mi davano in uscita, quindi ero un po' deluso dalle notizie, però avevo la fiducia della società e poi dal mister quando è arrivato dal primo giorno che mi ha parlato. Quindi ho vissuto sempre questi mesi sereni, sapevo quello che potevo dare e quello che potevo fare.